Ci aspettano questa sfilata? Hai delle novità. Ho visto la collezione della primavera estate, mi era piaciuta molto, mi aspetto quella dell'autunno inverno sia anche meglio, nel senso che potrebbe essere anche più disegnata, perché ci sono più capi, quindi cappotti eccetera. Quindi spero che sarà una buona sfilata. Penso che siamo in un periodo in cui giovani talenti possono emergere, come in questo caso, oppure siamo un po' chiuso? Guarda, c'è una voglia grandissima di giovani talenti, e che ci sono. Il problema è che non c'è chi li finanzia, e questo è l'altro aspetto, no? Mentre all'inizio degli anni 80, quando la moda italiana è esplosa, c'erano grandi finanziatori, adesso per tanti motivi non ci sono quasi più, quindi è molto complicato trovare chi possa essere il loro braccio commerciale e produttivo. Però io penso che c'è una grande necessità di nomi nuovi e di talenti nuovi, di fantasia nuova, che farà bene alla moda, poi fa bene a tutti quanti, no? Perché un po' di nomi nuovi danno senso del movimento, del futuro, delle cose che migliorano. E in questi primi giorni della settimana della moda, ha visto qualcosa di interessante che le è piaciuto particolarmente? Guarda, io ho visto molto poco, perché l'inizio in genere è un po' a rilento, così. Ho visto come tutti Armani, che mi sembra sempre un classico, quindi noi lo rispettiamo per quello. E poi ti dico, io personalmente entro più nel fondo delle cose a partire, diciamo, proprio da oggi, da stasera. Mi sembra, se vedo i giornali non capisco mai se tutto era bello o tutto era brutto, tanto c'è sempre un tono entusiasta. Speriamo che ci fosse qualcosa di buono, insomma, ecco. Anche se i nomi dell'inizio sono tutti piccoli nomi, un po'... Insomma, in fondo noi apriamo le sfilate con Valeria Marini e Parigi le apre, che so, con Yohji Yamamoto. Ecco, questo mi sembra faccia un po' la differenza. Un'ultima domanda, noi siamo un giornale di moda online. Sì. Pensa che i giornali online possono avere un futuro importante come quello dei giornali cartacei, nella moda, anche non nella moda? Guarda, i giornali online hanno il pregio della grandissima velocità e ormai ci stiamo abituando giorno per giorno a un ritmo, a una vita sempre più veloce. Quindi io penso che avranno importanza, ma ci vorrà molto tempo, perché la moda è immagine ed è anche un po' riflessione, quindi... Questo spiega perché siano tutti innamorati dei mensili, no? Io personalmente li trovo con una periodicità inutile, però la moda li ama moltissimo, perché nel mensile tu torni e ritorni a vedere le fotografie e così via. Il giornale online risponde a un'altra funzione. Penso che avrà senz'altro, sicuramente, un grande futuro. Grazie mille. Grazie a te.